Ciao a tutti, siamo tornati, è tornato il Salva. Il Salva, ciao. È un po' che non lo vedevamo, effettivamente sarà ormai un mesetto. Questa settimana non sapevo esattamente cosa fare e visto che molti di voi mi hanno chiesto di farvi vedere delle foto di quando avevo i capelli lunghi e mi mettevo i vestiti e facevo finta di essere una itero femminuccia elegante, ho pensato di far scegliere a Salva delle foto, delle mie foto, e di guardarle insieme e di commentarle, così da farvi vedere che ho avuto un passato alquanto discutibile. Questo assolutamente. Sono io, aspetta. Qua avrò avuto forse un anno neanche. Dovete sapere che quando ero piccolina ero obesotta e molti effettivamente mi scambiavano per una bambina down. Tu lo sapevi? Chiedevano a mia mamma se avessi qualche problema, ma ero mi piaceva mangiare, ero semplicemente obesotta. Direi che in questa foto Vacca col suo nuovo singolo Calze con le ciabatte può semplicemente inchinarsi. Qua con la maglietta della scuola calcio Gorla Minore. E qua. A cavallo bisogna dire, sono il principe azzurro anche a cavallo. Non so esattamente cosa mi passava per la testa in questo momento, non ne ho la più pallida idea. Comunque stile, maglietta gialla, pantalone rosa, calze bianche. In ciabatte nel locale, andiamo a comandare, sfaccio acqua minerale, andiamo a comandare. Ciao. Questa qua. Ecco, questa è l'espressione che mi metto tuttora quando vedo qualcosa che mi piace da mangiare. Cosa dobbiamo fare? Vedi che effettivamente sembra una bambina un po' tarda, voglio dire. Un po'. Incontro del terzo tipo. No, hanno avuto il coraggio di regalarmi una Barbie. Come potete vedere, io sono tutto tranne che contenta. La mia espressione sta dicendo, va bene, quando arrivo a casa la butto, datemi le macchinine. La mia comunione, o la mia cresima, no, forse la mia comunione, con la mia mamma e mia cugina dietro. Ero stufa di far foto, non mi piacevo per niente con quel cerchietto, non mi piace fare foto e la mia espressione era semplicemente facciamola finita, datemi le mance e andatevene fuori dai coglioni. Qua abbiamo anche un baby Salva. Con la faccia uguale. Ho la faccia, c'è lesbica che grida proprio, c'è la scritta luminosa in alto, non so se la vedete, lesbica. Sono un piccolo fiore di loto. Dai, guarda che gnappa! Un patatina che ero. Allora, partiamo da questa, raccontaci un po' la situazione di questa foto. Ho su un paio di jeans fucsia. Sarà stata seconda superiore, avrò avuto 16 anni, 15-16 anni. Stavamo, non mi ricordo cosa stavamo facendo, stavamo cucinando a casa di un'amica e stavamo festeggiando qualcosa. Io naturalmente ho sentito il bisogno di piastrarmi questo ciuffo sugli occhi e mettermi questi pantaloni fucsia, ma poi con questa espressione. Avevo le tette. Le avevo anche un piercing qua, orribile. Questa, eravamo in qualche discoteca, mi pare. Non ho memoria di quella serata, quindi probabilmente ero ubriaca io. Oh, certo, perché uguali, quel taglio. Vabbè, qua non è passato tantissimo, saranno passati 4 anni. Io e il Justin, qua era una sessione di autografi, no, mi ricordo ero con Betta qua, ero in Ocean, e avevo anche la, non so se noti, la borsa a forma di chitarra, che stile, con questi fiancotti larghi, fantastica. Questo. Vabbè, dai, che stile, dai, guarda qua, col cappellino come adesso, so fartela. Uguale. Oh. Questa
è quella che volevo far vedere nel video, quella di cui tutti mi avete chiesto informazioni. E sono io con delle calze catarinfrangenti, come ben vedete. Sai, tipo il salame che E faceva freddissimo quella sera, io me lo ricordo. Ho chiesto alle mie amiche, ma se mi metto un paio di calze, no, nere, no, mettile color carne. Mi ricordo, io non le avevo, io non voglio dire già tanto che se avevo il vestito. Mi hanno portato a comprare queste calze, le hanno comprate loro e adesso hanno anche il coraggio di lamentarsi del fatto che io non so, ma poi quelle ballerine. Il vestito in sé è anche carino. Io un po' meno, voglio dire. Beh, che c'è da dire di questa? Buona giornata e ciao a tutti. Eravamo, non mi ricordo neanche come si chiamava la discoteca. Andavo a ballare, penso a te. Caffè Cortez può essere. Ah, non lo so, non devi Boh, fatto sta chiederlo a me. che io mi stavo facendo i fatti miei, stavo ballando e questo cubista ha deciso di tirarmi su e ballarmi sulla bagiana. Ballarti. Sì, no, ero a disagio tantissimo, vedi, infatti tutte le persone giù che guardano e tutti giù wow, figata, figaterrima. Che schifo. Posso, mi sento di dire solo questo. Sono esperienze. Con i leggings grigi. Ho vinto. Vorrei concludere con la mia bellissima faccia da primo giorno di scuola. Non so se avete presente, guardate, guardate. E da parte la mia migliore amica. Addormentata. E vorrei aprire una piccola parentesi su questa ragazza. La Chi è? Fede. Si chiama esattamente come me, Federica. È nata il 14 aprile del 92, come me. È del mio stesso segno, dunque. Siamo nate più o meno alla stessa ora, con 10 minuti di scarto. Stesso ascendente, stessa città, stessi amici. Ormai siamo amiche da 18 anni. Solo che con la piccola differenza che io il primo giorno di scuola ero una bimba tutta allegra. Guardate qua, guarda, io già lo dicevo, a me piace, guardate, diventerò wow. E lei dormiva. Nulla, ci vediamo settimana prossima. Grazie ancora per le visualizzazioni, state andando fortissimo e commentate, condividete se non vi siete ancora iscritti. Se non vi siete ancora iscritti al canale, io davvero non so cosa stiate aspettando, quindi iscrivetevi, condividete, ci vediamo settimana prossima. Ciao!